A Pergola l'atmosfera del Natale è quella di una volta. Il sindaco Francesco Baldelli ha aperto la presentazione della Cioco Visciola, la festa del cioccolato e del visciolato che accenderà la città dei bronzi dorati per 3 giornate. Nella 6ª edizione promossa dall'amministrazione comunale sbarca anche il diamante della terra. Il suo profumo si intreccia con il gusto della cioccolateria di qualità e con quello unico del vino di Visciole, prodotto secondo l'antica ricetta che a Pergola si tramanda da secoli e che ora è protetto dalla denominazione comunale, un certificato di qualità che viene riconosciuto dal Ministero dell'Industria. Spettacoli, animazioni, momenti dedicati ai bambini completeranno l'offerta di una 3 giorni che consentirà di immergersi nelle tradizioni e respirare l'atmosfera delle festività natalizie. 6, 7, 8 dicembre, un lungo ponte, quello dell'Immacolata, tutto dedicato al cioccolato e il visciolato. Quest'anno caliamo un triste tasso, perché cioccolato e visciolato sposeranno i profumi e i sapori del tartufo bianco pregiato. Un programma molto ricco che va da un'esposizione di circa 70 tra cioccolatieri artigianali di qualità e produttori di visciolato, insieme a una serie di altri prodotti enogastronomici del territorio di altissima qualità, ma anche una serie di spettacoli per i più grandi e sicuramente non dimenticando i più piccoli, che devono rivivere la magia del Natale intorno a quei valori che sono propri delle nostre comunità e intorno alla quale si è creata l'identità della nostra nazione in un momento in cui ne abbiamo particolare bisogno. Non dimentichiamo quello che siamo per guardare con ottimismo il futuro.